Buongiorno a tutti ragazzi. Allora, oggi siamo a Nizza Monferrato. Questa è l'area sosta comunale, credo di Ah, sì. degli È alpini. gestita dal Camper Club Nicese, però non so se è comunale o non credo sia del Camper Club. Comunque, vabbè, fatto sta che l'area sosta è carina. Questa strada è un po' rumorosa davanti, però costa poco. L'unica pecca. Adesso vediamo perché siamo a 150 metri dal centro storico, quindi adesso partiamo, andiamo in centro storico e costa 5 euro praticamente con tutti i servizi, carico scarico, acqua corrente, Anche una c'è zona anche una lavandi. zona lavandini. Adesso vabbè, siamo a febbraio, magari qualcosa è inutilizzato, però l'area di sosta è molto bella, è vicina al centro. Quando si arriva c'è un numero da chiamare che ti danno il codice, mi mandi la foto con la targa e tutto, ti Quindi danno. tutta recintata Esatto, è sicura. recintata e videosorvegliata anche, forse L'ingresso. non dentro ma all'esterno sì. E quindi niente. Boh, Per una adesso rido tappa per vedere Nizza Monferrato, anche se non sappiamo cosa andare a vedere. perché Gabri è tutta la mattina che dice: ma perché abbiamo scelto Nizza Monferrato? Ammettiamo di essere stati un po' influenzati dal nome Sì. Il Nizza più Monferrato. fatto è che per come piace girare a noi, Non c'entra no, nel senso molto. c'è poco, c'è una ciclabile, le panchine giganti sono lontanissime e niente, quindi l'unica cosa che facciamo adesso è andare a girarci il centro. Vediamo. Facciamo una passeggiatina, dai, Andiamo a bere il sarà un. caffè, anche se è un po' tardino, sono già le 4, però Ma andiamo a siamo bere un arrivati caffè. tardi, abbiamo Siamo mangiato arrivati tardi, tardi. abbiamo mangiato tardi, quindi iniziamo a muoverci tardi, quindi questo sarà un video molto breve. Prima ho visto una concentrazione di giovani anziani, giovani, tutti maschi, e poi ho visto delle bocce partire Ah, sta in piazza così. Dai, bello. andiamo a dare un'occhiata. Voglio sentire i discorsi che fanno. Bella questa cosa! Cioè, con i campi da bocce in piazza! Credo che sia la cosa più bella che vedrò di Nizza Monferrato. I vecchi che giocano a bocce in piazza. Bello, bello. Quando sarò anziano non mi dispiacerebbe avere delle bocce in piazza. E gli ho chiesto se potevo giocare, ma mi ha detto che devo aspettare qualche anno per poter entrare in squadra. E niente. Allora andiamo a fare un giro, andiamo a bere il caffè. Quindi, se vi piace giocare a bocce, dall'area sosta uscite, fate 150 metri, la prima Sì, piazza, almeno. vi portate le vostre bocce da spiaggia o Ma vere, figurati, che sono dir mega si serie. voglia. Beh, loro sì, loro sì. Addirittura con il metro. Però ci avete lì a disposizione un campo da bocce. Come minimo adesso mi aspetto un lavatoio, perché cioè lì tutti uomini, le Adesso donne dove sono riunite? mi sa che non c'è, non l'ho visto nella cartina. Cavolo, guardate che bello questa edicola, c'è fuori tutti i vecchi fumetti, ma vecchi vecchi. Io ho trovato uno da prendere perché Ma allora noi a casa abbiamo Gabriele si è portato i suoi Dylan Dog io che collezionava da piccolo, c'ho un leggeva centinaio di Dylan da Dog giovane. Io invece Diabolik, e ne ho trovato uno, guarda. di quelle kit. No. Ah, Mosaico infernale da ma prendere adesso. Però che mi figata. prenderei anche un topolino, Ma volentieri. io tutti sti Dylan Dog, 1,50 euro, 1,10 euro Dylan Dog. Dai, questa sera li leggiamo in campo. Ah, le lire. 3.000 lire.
Questi di Tex ne hanno preso di sole, eh? E alla fine ha preso i Dylan Dog. Non sapevo, Marta ha preso i grandi classici Disney. Che reminiscenza all'infanzia, quando avevo 10 anni prendevo questi Dylan Dog. Anche io ho il Diabolic 11, prima cioè, media. Dopo 20 anni, 30, cioè guardavo e mi ricordavo ancora i titoli di quelli che avevo a casa. Quindi ne ho presi solo due o tre perché non volevo comprarmi dei doppioni. La scogliera degli spettri. Cos'era che era? Il marchio rosso. Forse quello ce l'ho sbagliato. Armageddon. Ma questo qua non ce l'hai? Armageddon, mi sembra che l'ho letto io. Io ce li ho circa dal numero 10, o forse c'ho anche un 5, 4, ma fino al 120. Non tutti in fila, qualcuno mi manca. E poi dopo basta, ho smesso. Invece Marta si è presa Diabolic e i grandi classici. Perché si chiama Mosaico Infernale. Invece i grandi classici. Boh, non lo so. Disney. Io non mi ricordo se leggevo Topolino, se leggevo questi. Vabbè, andiamo a vederci Nizza. Comunque bella questa cosa, c'ha dei bei fumetti vecchi questa edicola, bello. E in più Milka, dalla ragazza dell'edicola, si è pure beccata un croccantino. Ecco, cosa vuoi di più? Milkotta si è beccata un biscottino. Hai schiacciato Rex. Schiaccia Rex. La piazza, no? C'è il motorino che... E qui finiva l'area pedonale, quindi torniamo indietro, ci rifacciamo l'area pedonale e boh, basta, cioè è tutto qua. No, c'è anche il mercato dell'usato. C'è il mercato dell'usato che però non è quello... È dall'altra parte. No, non è mica quello che fanno una volta al mese. Sì, ma l'altra volta mi hai detto che c'era... Ah, un negozio, sì, c'era un negozietto dall'usato, non so dove sia. E niente, questo è il centro. Io non riesco a capire se mi piacciono o no questi portici, perché praticamente... Sicuramente con la pioggia sono utili perché uno si fa tutta la sua bella camminata senza problemi. Però qua adesso cioè, scuriscono tutto, non ci sono luci accese, fa un po' di... lo rende cupo. Camper Lego 26,50 euro. No, ma se non c'è Argo io non lo voglio. Sì, se non fanno, mi fanno proprio Argo giusto... Vai a dirglielo. Con scritto proprio Argo. Che bello, abbiamo trovato una chiesa. Anche là in fondo. E là c'è un qualcosa di simile là in fondo. E siamo ritornati nella piazza delle bocce. Praticamente il giro è finito. Ce ne torniamo in camper. Cosa ne dici di Nizza Monferrato? Strana, tipo gira lì. Oddio, sta roba qua. Sta roba qua che cos'è? Tipo dovrebbe essere un'installazione artistica o no, una cosa che non è finita. Minchia, proprio qua in piazza, ma che roba. E quindi non abbiamo finito le considerazioni. Niente ragazzi, cioè io non è per essere cattivo, però non ha un'attrattiva particolare. Turistica. Turistica. Cioè una cittadina
normale, carina, con una zona pedonale. Con una zona pedonale carina. Magari ci sarà qualche museo, qualcosa da visitare che noi non sappiamo, non Sì, abbiamo visto. c'era la Torre Civica. Sì. Sì, Però visita guidata. diciamo che ecco, per la nostra esperienza adesso, sì, esci dall'area sosta, ti vai a fare quattro passi in centro, bevi il caffè, No, torni in magari area la sosta, fine della storia. degustazione del Nizza, cioè beh, una cosa un po' Sì, è vero, particolare, allora, bel vino, però. esatto, chi magari appunto viene qui per il discorso vino, allora. Siamo in periodo di Ramadan, noi. Sì, noi sì, ma poi adesso è anche un periodo di fermo, cioè boh, siamo a febbraio. Addirittura i necrologi sono strani. Sì, perché boh, non li abbiamo mai. Condominio Pinco Pallo Sì, si unisce, cioè praticamente fanno de. l'amministrazione condomini tutti. Io mi immagino il nostro condominio, Eh sì. l'amministratore è lì che stappa le bottiglie. Finalmente ci siamo tolti dalle scatole quella che per le infiltrazioni chiama. Qua invece no, si uniscono al cordoglio. Sì, praticamente fanno dei manifesti pubblici invece che da noi, boh, privatamente mandano Giornali, televisione. cose o sui giornali, qua invece pubblicamente mettono le condoglianze sui cartelli. Boh, è la prima volta che mi capita di vederlo. Comunque, torniamo in area sosta e poi vi salutiamo. Fine della storia. Comunque l'area di sosta è carina, comoda, economica. Sì, andiamo a vedere lì un pochettino, dai. Magari troviamo qualcosa. Dai, là, adesso andiamo a vedere qui l'area pedonale che c'è fuori dall'area camper, così magari il cotta può correre un po'. Qui c'è un bel parchetto, dai, il parco degli Alpini. Guardate, una cosa interessante l'abbiamo trovata. Queste due piante, che storia, sono attaccate. Sarà la stessa pianta o sono due piante diverse che si danno la mano? Vedete, quando si ha poco, si apprezza quello che c'è. Comunque anche questa è una cosa strana. La radice condivisa. Addirittura avevo visto una pianta che era tagliata alla base, quindi non aveva più le sue radici, ma continuava a sopravvivere perché la pianta di fianco si era attaccata a, si chiama, al tronco e portava nutrimento, però le radici non erano più sue, erano della vicina. Ma dov'è che l'hai vista? Non qua. No. Ah. Vedete, videosorvegliata l'area sosta e qui c'è tipo una cucina e lì una zona comune, solo piccolo bucato, Qua ci sono solo i stoviglie, fornelli. alimenti, ora ci sono i fornelli. Gas, l'aria. L'area, cioè, 5 euro è comodissima, è servitissima per quello. È veramente. Veramente attrezzata per il prezzo che ha, c'è tutto. Quindi vi salutiamo. Ciao a tutti ragazzi. Alcuni video sono lunghi, altri sono corti, alcuni sono belli, altri un po' meno. E niente, questo è uno di quelli corti. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video! Andiamo a vedere il mercatino dell'usato.